abbiamo fatto 2, 3, 4, 5, 6 verifiche, abbiamo fatto venire ingegneri strutturisti esterni a fare le verifiche, tutto quello che l'amministrazione poteva fare. Ripeto, io non ho nessun interesse a mettere i nostri figli in scuola che non sono sicuri, non ho nessun interesse, anzi ho l'interesse contrario. Quindi ripeto, noi siamo qui per cercare di fare tutto il possibile, dobbiamo modificare il nostro modo come amministratori di, diciamo, come dire, di costruire soprattutto le scuole, ma non solo le scuole, perché noi abbiamo a Teramo 21 edifici sensibili inagibili, 21 edifici sensibili, mi riferisco alla Camera di Commercio piuttosto che alla provincia, piuttosto che una parte della provincia, insieme. Io capisco i genitori, capisco le loro ansie, perché non è che anch'io stamattina quando mi sono alzato e ho fatto preparare mio figlio ero, diciamo, come dire, ho avuto anch'io, come dire, una botta d'ansia, se così possiamo dire. Ma per esempio... Però poi so che la San Giorgio sono state fatte tutte le verifiche e mio figlio è andato a scuola, mia figlia è andata a scuola al classico. Cioè qua stiamo parlando solo dei bambini, perché io se non voglio andare al lavoro perché la struttura non è agibile, non agibile, ok, sono un adulto, i bambini no, lo dobbiamo fare noi e lei prima di tutto. Noi stiamo qua per trovare una soluzione, non per trovare uno scontro. Ma non ci guarda, cioè noi veniamo dalla noi lucidi, veniamo da noi lucidi, ma non per qualcosa possono sbagliare, quanti tecnici hanno visionato le scuole?